Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video vlog. Allora, oggi è domenica e mi vedete proprio così in tenuta da casa, molto molto sexy. E vabbè, non vi preoccupate, tanto voi siete abituate. Sono quasi le 3 di pomeriggio. Io stamattina me la sono presa proprio con calma, c'ho ancora il pigiama, la vestaglia, tutto molto tranquillo. Aaron sta dormendo, Nora sta giocando con la sua amica. E io ho deciso di fare il mio armadio, quindi ho detto faccio un video, perché no? Giusto per complicarmi ancora di più le cose. E quindi ho detto facciamo questo video. Non mi sono sistemata, non mi sono data tempo di fare niente, proprio così come sono io a casa, quindi sono così. Insomma, se dovessi mettermi lì a sistemarmi tutte le volte prima di fare un video oppure fare tutte le cose precisine come fanno le vere YouTuber o le vere influencer, io non lo farò mai, quindi niente. Cioè, sono così. E quindi niente. Vi beccate alla mia bruttissima faccia. Vabbè. Comunque, ho detto oggi faccio un po' di cose perché voi dovete sapere che martedì è il mio compleanno. Io spero tanto che Joseph mi faccia quello che voglio io, cioè andare a fare shopping. Quindi ho deciso che farò l'armadio oggi che ho tempo. Domani Nora non andrà a scuola perché lei è già in vacanza. Quindi ho detto anche se faccio un po' più tardi, non c'è problema, tanto ho tempo di riposarmi. Quindi voglio fare un grandissimo decluttering di tutta la roba che non uso. Dividerò le cose in cose rovinate che non si possono dare neanche in beneficenza, quindi butto via. Cose che devo vedere come mi stanno, se mi stanno ancora, perché non le ho più messe da quando ho partorito, quindi non so. Il mio fisico comunque è cambiato, non è più. Prima ero magrissima, adesso non sono più magrissima come ero prima, quindi devo anche vedere se mi stanno. E poi farò le cose che non voglio più, che le andrò a dare in beneficenza. Quindi dividerò un po' di cose. Allora, la cosa migliore sarebbe svuotare tutto, cioè togliere tutto e poi iniziare. Il problema è che ho paura che poi non ce la faccio a finire e quindi mi rimane tutto il casino, solo che la camera, come sapete, è piccola, non ho spazio per fare tutto questo. E quindi farò cosa per cosa, cosa per cosa, cosa per cosa, così se mai dovessi stancarmi oppure Aaron non mi lascia perché sono da sola con loro a casa, ho tempo di mettere via tutto. In più tardi, anche per questo non voglio tirare fuori tutto, voglio farmi la tinta perché voglio togliere questo colore perché veramente mi ha stancato, è orribile. Voglio fare questa tinta qua. Avevo questa sotto il letto, quindi vabbè, la voglio utilizzare piuttosto che andare a prenderne un'altra. Questa qua c'è scritto che comunque c'ha questi oli, boh, speriamo che non mi rovini i capelli. Dopo questa tinta, quindi vado a togliere questo colore, dopo questa tinta non farò più niente ai capelli, aspetterò semplicemente a gennaio i giorni della luna con nel segno della Vergine per tagliare un po' le punte perché le punte sono super super secche e rovinate, cioè guardate qua, sembra paglietta, quindi me le devo tenere fino a il mese prossimo e mi segnerò le date così appena so che sono i giorni vado a tagliare le punte, così almeno le punte le taglio. Poi un'altra cosa, i due cassetti che ho qui che sono pieni tutti di prodotti eccetera, io vorrei togliere tutti i prodotti da qui perché vorrei fare una postazione dove potermi truccare, fare i capelli eccetera, e magari la vado a condividere con Nora, siccome era un suo desiderio di Natale la vado a condividere con lei, la facciamo in camera sua, quindi una postazione dove dentro ci metto anche le mie cose. E altrimenti avevo pensato di mettere là. Non lo so, devo ancora valutare bene. Comunque, innanzitutto inizio a fare l'armadio. Quindi iniziamo, così prima inizio, prima finisco. Se vi va rimanete con me. Io ero intenta a fare la tinta, andare a farmi la doccia, avevo già preparato la roba, però ho paura che mentre sono sotto la doccia Aaron si possa svegliare.
E poi è un casino. Oppure mentre mi sto sciacquando la tinta dai capelli, Aaron si sveglia, io sono sotto la doccia, è un casino, quindi ho detto vabbè, aspetto che si sveglia e poi dopo posso fare tutte le mie cose. Quindi ragazza, adesso inizio, tiro fuori, vi faccio vedere. Intanto ragazze, questa sono io, modalità a casa, molto sexy, guardate qua, i calzettoni, quelli belli pesanti, molto molto sexy. Bene, allora vi faccio vedere. Sapendo di dover fare l'armadio, io cosa ho fatto? Ho pensato di buttare tutto in questo modo. Quindi molto intelligente, Saida. Per prima cosa, tiro giù quelle due scatole. In quelle due scatole sono andata a mettere le cose estive. Quindi tiro giù queste scatole e inizio a fare un decluttering qua. Già qua inizio a togliere un po' di roba che non andrò a utilizzare. Poi vado avanti. Allora ragazze, io sto andando avanti nel frattempo, vi faccio vedere un attimo. Allora, qui ho messo queste cose di casa che sono tutte rovinate con candeggina, vedete? Tutta sbiadita, eccetera. Queste le vado a buttare perché tanto cioè non le metterò più. Mentre ci sono alcune cose che non mi piacciono più per uscire e quindi le terrò da mettere in casa, come questa t-shirt qua beige, maniche corte, magari con i leggings. E poi questa felpa grigia che non so se vedete, forse qui sotto la luce vedete meglio, non so se vedete che c'è un po' di pallini così. Ce l'ho il macchinino, sinceramente, per togliere i pallini, però questa t-shirt ce l'ho da non so quanti anni e non la metto praticamente, quindi la metto qua da mettere a casa. Penso che proprio questo colore non è che mi doni tanto, non lo so, vabbè, comunque non lo so, questo è da vedere. Queste invece sono cose che non voglio più, quindi queste le do o alla mia vicina di casa oppure le metto nel cassonetto della beneficenza. Madonna, sono proprio distrutta in viso, ma vabbè, tanto dopo devo fare la doccia, facciamo un bellissimo glow up. Queste sono le mie amiche che mi scrivono. Poi qui sono andata avanti, come potete vedere. E adesso cosa ho fatto? Mi sono presa questo quadernino dove vado a scrivere le cose che mi mancano.
come ad esempio queste t-shirt semplici che vanno messe sotto. Io le adoro, ne ho tantissime, le uso veramente tantissimo. Ce li ho nera, bianca, beige, di questi colori qua, perché se avete fatto caso comunque il mio armadio è basato su questi colori neutro. E questa qui si è rovinata perché ce l'ho davvero da tantissimi anni. Qui c'è un buco e guardate come si è tutta sfibrata. Quindi questa penso che la andrò a mettere nelle cose di casa e vado a scrivere nel fogliettino che mi servono queste t-shirt qua. Basic, perché io poi quando vado lì divento, cioè a casa dico cavolo mi serve questo, mi serve quello, mi servono calzini alti, mi serve quello. Quando vado in negozio mi viene un blackout, cioè non mi ricordo niente, guardo, passo davanti alle cose che realmente mi servono e non me lo ricordo. Questa volta me lo scrivo, quindi adesso mi scrivo t-shirt a maniche lunghe colore basic e niente, vado avanti. Nel mentre che sistemavo, ho anche pensato di fare una cosa. Siccome voglio svuotare questi due cassetti, come vi ho detto, però non so poi dove vado a mettere effettivamente questa roba, perché se li svuoto e li riempio di vestiti, poi dopo io dove vado a mettere la roba? Quindi prendo spunto dalle ragazze inglesi, perché io appunto seguo tante ragazze inglesi che mi insegnano tantissime cose dell'Inghilterra che io non so, e tante ragazze che hanno la camera come la mia, perché queste sono le classiche camere inglesi, loro nell'armadio, quindi qua vi faccio vedere, hanno l'armadio anche loro come questo, loro mettono nei cassetti qua dove vogliono loro, mettono i trucchi, il phone eccetera, poi quando devono fare il trucco oppure i capelli che si sono fatti lo shampoo, si siedono qui per terra sulla moquette, perché tanto sulla moquette si può, e si fanno i capelli, mettono lo specchio così, aprono il cassetto, si siedono lì, prendono le cose, intanto si truccano guardandosi allo specchio. Quindi ho pensato di fare la stessa cosa fino a che magari non compriamo qualcosina o magari cambiamo casa, speriamo. E se cambiamo casa, sicuramente la prossima casa sarà molto più grande. Questa è stata la prima casa provvisoria e quindi prenderemo una casa sicuramente con le camere molto più grandi di queste. E quindi sicuramente avrò spazio per tutte le mie cose, però per il momento mi sa che farò così. Quindi metterò tutta la roba in questi cassetti. Io vado avanti, scusate per le riprese che mi vedete a metà, mi vedete così, mi vedete così, ma cioè ogni tanto parlo con voi, mi sembra di parlare veramente con qualcuno che è qua, quindi vi metto ovunque. Vabbè, voi siete abituate, i miei video molto casalinghi così. Comunque vado a farmi nel frattempo una tisana, perché ho un po' di mal di gola. Aaron è qua? L'ho messo lì un attimo, vi faccio vedere il bel tempo che c'è oggi. Guardate qua come piove. Devo accendere l'albero. Avete visto che pioggia che c'è oggi? Una bella tisana ci sta. Intanto accendo l'albero, eh. Vabbè, facciamo una cosa, prima finisco questo, poi mi faccio la tisana mentre faccio merenda, perché sennò non finisco più, quindi adesso vado avanti qua. Thank you.
adesso devo finire. Bene, ora vi faccio vedere. Sono riuscita a liberare quei tre cassetti là. Quindi adesso in quei tre cassetti inizio a metterci un po' di make up, un po' di cose. Questi sono tutti i disegni che mi dà Nora. Ogni giorno mi tira fuori un disegno e quindi non lo so, devo fare una cartellina con dentro tutte le cose di Nora. E inizio a mettere tutta questa roba che ovviamente io, sapendo che dovevo fare l'armadio, ho buttato tutta in questo modo, quindi la vedete così per questo. Quindi adesso inizio a svuotare e inizio a mettere tutto là dentro. Allora, situazione, questa scatola con tutti i cavi e i caricabatterie che uso, devo vedere dove mettere, questa roba che non utilizzo, quindi la toglierò da qua, questi sono i vestiti che andranno lì dentro, ho tirato fuori questa perché qua ci sono un sacco di cose, gioielli rotti, cose che non uso, questa per il viso che va buttata perché tanto ormai è vecchia, questi qua che avevo preso e non mi piacciono perché sono finti, quindi si rovinano. Qui c'è un sacco di roba, quindi voglio sistemare anche questo. Magari prenderò anche un cassettino di quelli là dove si mettono bijou. Quindi questo sono riuscita a svuotarlo. Ora manca questo qua. Qui c'è la roba di casa che momentaneamente l'appoggio qua. Molto bene. E vado avanti, qua c'ho un sacco di roba da buttare che non voglio più e continuo a mettere la roba dei capelli là dentro. Allora, questo è quello che c'era nei cassetti, adesso vado a svuotare, vedere tutto quello che devo buttare e il resto lo andrò a mettere qui dentro, che sono le cose per i capelli. Qui ci ho messo questa roba per i capelli, quindi qua ci vado a mettere le creme per i capelli, mentre qui sotto vado a mettere tutti gli altri prodotti da viso. Lacca, queste cose qua le vado a mettere qua sotto e poi direi che vado avanti. Vi faccio vedere dove sono arrivata. Questa è la roba che andrò a buttare, che sono andata a selezionare. Qua c'è tutta la roba, sono riuscita a svuotare tutti e due i cassetti, adesso inizio a riempirli, così vedo. Una cosa, è rimasto solo questo qua libero e io qui ci andrò a mettere i pigiami, i vestiti, le cose di casa. Tanto io non ne ho tantissimi, cioè in senso preferisco avere pochi e buoni. Quindi vado a selezionare quelli che mi servono e li vado a mettere là. Mentre nei cassetti inizio a mettere un pochino questa roba e devo anche fare il decluttering di quei due che sono due cassetti di pantaloni e jeans. Quindi andrò a togliere e vedere quelli che voglio, quelli che non voglio e via così. Guardate qua che casino! Molto molto bello!
Niente, ragazze, volevo tirarla per le lunghe, fare merenda più tardi, però non ce la posso fare, quindi farò merenda adesso. In più, c'ho questo, mi sveglio ultimamente con questo fastidio alla gola. Mi sto facendo un po' di acqua e mi faccio una bella tisana. Farò una tisana, questa qua, Defense. Twinings, questa è limone, zenzero, tè verde e quinacia. Perfetto. Faccio questa che magari mi aiuta un po' a riprendermi questo male alla gola. E poi da mangiare sinceramente non saprei. Ho iniziato la dieta che mi ha dato la dottoressa, però vorrei mangiare qualcosa di molto veloce, che però non c'è, l'unica cosa è la frutta, quindi mi mangerò un po' di frutta. Poi, appunto, ho iniziato la dieta, mio cognato ha avuto la bella idea di venire ieri a casa e portare questo. Perché non vi ho ancora detto, cioè ragazzi, io vi aggiorno su tutto e non vi ho ancora detto una novità. Questa novità, accendo la luce. Guardate cosa c'è qua. La mia lavatrice! Ve la ricordate? Cioè, non la vedo da 3 anni quasi. Questa è la mia lavatrice che ho portato dall'Italia. Ieri sera Josef l'ha portata. Solo che non ha avuto tempo di montarla. E quindi stamattina doveva andare al lavoro, quindi non ha avuto tempo e l'ha un attimo messa qui. Però quella andrà qui. E niente, inizierò ad utilizzare la mia lavatrice silenziosa finalmente, con lavaggi super tecnologici e di tutti e di più. Quindi sono molto contenta. Vado a sistemarli. Questa è la scatolina che non voglio più, quindi la vado a regalare alla mia vicina di casa, alla bimba qua, che tanto lei le mette. Poi qua questi sì. Che il problema qual è? Sono tutti ricordi. Questa si è rotta. Questa fu la prima collana, primo gioiello che mi regalò Josef, questo è di Stroili Oro. Mi ricordo che quando eravamo fidanzati all'inizio si è rotta perché ce ne sarebbe un altro qua, sarebbe una collana. Lui la vide in pubblicità e quando la vide disse: questa qui la devo regalare a Saida. Mi sa che la pubblicità la fece Hilary Blasi, non mi ricordo. E quindi è andato a comprarmela. Che carino questa qua di Stroili. Quindi mi dispiace, capito? Cioè, anche se la catenella è rotta, perché questa non è la sua, questa è un'altra. Mi dispiace, quindi sono tutte cose che sono legate. Questa l'ha preso mia sorella da Zanzibar, penso, quando era andata in viaggio. Cioè, sono tante cose che non riesco a separarmi. Questa era della mia mamma. Ovviamente non è che lo metteva tutti i giorni.
Ragazze, questo me lo regalò una mia amica quando mia mamma è venuta a mancare, me l'ha regalato cioè, dicendomi che magari mi prendeva un po' di fortuna nella vita, perché abbiamo passato io e le mie sorelle un periodo molto molto duro e quindi mi regalò questa. Insomma, questo che si è rotto, che l'ho comprato insieme a mia sorella, si è rotto. Questo è della Pandora. Questo l'ho comprato insieme a mia sorella, che lei fa il compleanno il 19 dicembre, io il 20 dicembre, quindi dovevamo farci regalo a vicenda, io ero andata giù da lei e quindi io gli regalai questo e lei mi regalò questo. Molto bello, è solo che ragazze, come faccio io a separarmi da queste cose che sono tutte con un significato? Qui c'è mia mamma e qua c'è scritto il modo in cui io la chiamavo. Come faccio io? Cioè, qui c'è Nora, non so se la vedete, quando era piccola, con la sua data di nascita. Cioè, sono tutte cose che io... Qui c'è scritto Nora, inciso, cioè sono tutti rotti, però sono tutte cose alla quale io sono affezionata. Faccio così, io queste qua le tengo, compro prima la cassettina, proprio quella là che si porta così con dentro gli anelli e le cose, e inizio a metterci dentro la roba. Quello che dal più importante al meno, quello che ci sta, così quello che non ci sta lo do via e basta. Faccio così, perché sennò qua mi tengo tanta roba che non mi serve. E basta ragazzi, adesso vi faccio vedere il risultato finale di tutto. Poi metto a posto la camera, tutte le cose che sono rimaste un po' sparse in giro. Basta, do una spolverata qua, metto questi sotto il letto. Questa era una cheratina che avevo comprato tempo fa, ne avevo prese due. E questa è rimasta perché non la faccio e quindi niente, la metterò sotto il letto, poi se magari viene mia nipote o mia sorella gliela regalo. E basta, adesso io vado avanti qua e vi faccio vedere tutto il risultato finale. Allora ragazzi, vi faccio vedere come è venuto l'armadio e come l'ho organizzato. È stata una sistemazione molto veloce e provvisoria, così. L'ho fatta per capire e riorganizzare un pochino i vestiti prima di andare a fare il mio shopping, per questo che ho fatto questa sistemazione. Allora, lì sopra, vabbè, non fate caso a questo lato, che questo va messo a posto, ma con calma. In queste due scatole ho messo i vestiti estivi, qui li ho lasciati praticamente quasi tutti perché avevo fatto il decluttering proprio a fine estate quando sono andata a metterli, e poi là sopra ho messo le giacche, quelle di mezza stagione che ho utilizzato prima che venisse l'inverno, e anziché metterle sotto il letto le lascio lì perché ogni tanto magari la metto con una maglia un po' più pesante sotto. Poi... qui nel primo ripiano ho messo le cose di casa, quindi i pigiami. Io non uso i pigiami perché dormo con la canottiera e basta, e le mutande, quindi questi sono solo i vestiti che io utilizzo per stare in casa, perché poi dopo io a dormire non dormo con questi vestiti. Quindi sono vestiti che magari non mi stanno più, vedi tipo questo che è un po' rovinato, lo utilizzavo fuori. Lo vado a utilizzare in casa. Questo ci ho messo dentro i leggings, ho fatto tipo i completini, in questa t-shirt nera che vi ho fatto vedere prima che era bucata, ci ho messo dentro i pantaloni bianchi, questo è un pigiama e via così. Qua ci sono altre cose, poi qui ho messo i calzini che utilizzo a casa. Qui ragazze ci sono le sciarpe, poi qui ho messo la borsa. Dietro la borsa ci sono questi quattro cardigan qua, che sono gli unici cardigan grandi che ho. E li ho messi là. Poi qui sotto sono andata a mettere le camicie, le ho messe tutte piegate così qua, molto facili da tirare su, basta che tiri su queste e tiri via. Poi qui sotto ho messo tutti i completini per fare sport e dietro ci sono invece i pigiami, quelli estivi, pantaloncini e t-shirt corta, perché non sapevo dove metterli, quindi li ho messi là dietro, mentre qua ci sono i completini per fare sport, leggings, body eccetera. Qua ci sono le cinture, le collant. Qua invece ci sono i vestiti invernali lunghi, cioè questo qua
fino al ginocchio, questo lungo, insomma, questi sono tutti i vestiti che vanno comunque con le collant. Poi qui sotto ho messo le borse che le sfilo così, ho utilizzato questa scatola di scarpe. Poi, in questa parte qua, qui ho messo questo perché come vi ho detto comprerò quello là per gli accessori, quindi momentaneamente li lascio qua. Nel primo cassetto sono andata a mettere, vabbè, in fondo gli euro per quando andiamo in Italia, gli altri occhiali che non uso praticamente mai, tutti i calzini, le mutande e ho utilizzato questo divisorio qua di IKEA e tutte le mie mutandine. E bene, nel secondo cassetto ci sono tutti i reggiseni. Qua ci sono i reggiseni che utilizzo di solito, questi sono i reggiseni più particolari, adatti per tipi di vestito, scollature, eccetera, che non utilizzo tutti i giorni. Qua ci sono le famose canottiere con la quale io dormo, che sono queste qua, le metto qua, poi faccio la doccia la sera, la prendo, me la metto e poi io dormo solo con questa qua, canottiera fatta in questo modo. Nel terzo cassetto ho messo le t-shirt a maniche lunghe, quelle che si mettono, quelle in jersey, così che si mettono sotto i maglioni, molto colorate, sono tutte così. E, allora, voi direte, ah, ma prima hai detto che quelle nere non ce le hai. Sì, però queste sono tutte particolari. Questa c'ha nelle maniche delle alette, questa c'ha i bottoni, questa collo alto, io voglio proprio quelle classiche collo tondo, quindi non le ho e quindi me le sono segnata. Poi, qua ho messo nel cassetto più alto perché io mi siederò per terra, quindi questo faccio fatica un po' a vederlo. Ho messo tutte le cose beauty che non utilizzo sempre. Queste sono le tinte per le sopracciglia, questa è la laminazione per ciglia, coppetta per i massaggi, le testine per spazzolino, tutte le cosine, l'aloe vera, tutte queste cose qua per il viso. Questo è il deodorante, ne ho uno qua e uno in bagno e la crema corpo. Poi qui sono andata a mettere le cose per i capelli, manca il pettine che è in bagno, i ciappini, le cose con la quale mi asciugo i capelli e questa con la quale mi faccio i boccoli e poi la luce, che se ho bisogno metto la luce. Nell'altro cassetto sono andata a mettere sempre le cose per i capelli, il phon un po' più potente. Questi prodotti, lacca, shampoo secco, questo che è un illuminante, l'avevo comprato però così. Queste sono delle goccine per il cuoio capelluto, protettore, ciappini, eccetera, eccetera. Poi nell'ultimo cassetto sono andata a mettere i trucchi. Ho riciclato questi che sono contenitori di un ristorante che abbiamo ordinato da mangiare, ce l'hanno portato così. Io questi sono andata a lavarli, sono trasparenti e sono andata a metterci dentro le cose. Così le ho divise. Adesso questi li devo ancora lavare, ma se riesco addirittura li compro nuovi. Quindi vediamo. Comunque vediamo che magari li tiro fuori perché così forse li lavo nel frattempo che prima di comprare gli altri e basta. Quindi sono andata a mettere fondotinta, le cose per gli occhi, lucidalabbra, rossetti, eccetera, e le terre. E quindi questo è questa parte di armadio. Io chiuderò l'armadio in questo modo, aprirò questo cassetto qua, sarò qua seduta. Non fate caso, queste sono le mani di Aaron, vedete? Le dita sono le mani di Aaron. E niente, io qua mi truccherò con il cassetto di fianco a me. E la stessa cosa ai capelli. C'ho la presa lì, attacco la presa, faccio la presa anche di qua e mi faccio i capelli. Vi faccio vedere i cassetti. Allora, primo cassetto sono andata a mettere le felpe, che sono quelle che utilizzo praticamente spesso, soprattutto per portare Nora a scuola. Queste sono le felpe, queste con la cerniera, queste senza, poi queste che non hanno proprio cerniera, semplici così. Qua ho messo i soldini di Nora e qua ho lasciato la scatolina con tutti i cavi, eccetera. Questo per pulire gli occhiali alla mattina. Poi, qua sono andata a mettere le maglie un po', più particolari. Questi sono i blazer, li ho piegati tutti qua. Questi invece sono i cardigan aperti, piccolini neri. Maglie un po' più particolari. Queste qua. E queste qua sono le maglie, quelle un po' più leggerine, sia col collo alto che girocollo, che questi qua con il filo, così, insomma, questo qua.
Poi in questo cassetto ho messo jeans. Là ho messo i jeans in fondo, quelli particolari che non uso quasi mai. Qui ho messo i pantaloni nelle copelle e quel pantalone là. E qua gli altri jeans. Mentre qua sotto sono andata a mettere tutti i pantaloni particolari, che questi vanno messi, non so, in qualche... non lo so, tipo questa gonna, questo pantalone, un po' così, no? Questo che è un po' elegante. E basta, quindi qua ho messo questi, qua ho messo i leggings con il pelo dentro, quelli belli caldi per quando so che starò fuori tutto il giorno e fa freddo. E qua ci sono le tute che sono a lavare. E questo è l'ultimo cassetto. Quindi ragazze, questo è tutto quanto quello che ho sistemato. Alla fine mi sono usciti solo questi da dare via, quindi non è che tantissima roba, anche perché io il decluttering lo faccio molto molto spesso. Devo fare un decluttering sotto il letto, che non potete neanche immaginare, ho tanta di quella roba, lenzuola, giacche, cappotti, di tutto e di più che voglio dare via. Niente, se vi state chiedendo come fai a sederti lì a truccarti se comunque c'è la culla di Aaron, eccetera, eccetera, l'unica cosa che dovrò fare è, quando faccio il letto, eccetera, tiro su la culla di Aaron, tanto non è pesantissima, la tiro su e la lascio sopra il letto tutto il giorno, poi alla sera la metto giù quando dobbiamo dormire, così lì rimane vuoto e camminiamo avanti e indietro. Non è comodo, non è bello, non è, però faccio così. Comunque, adesso io faccio partire l'aspirapolvere perché ho fatto un po' di casino qua, poi inizio a fare la cena, eccetera, vedo anche le i video quanto sono lunghi, perché se sono troppo lunghi ci vediamo in un altro video, perché sennò questo video diventa troppo lungo. Allora ragazzi, io nel frattempo sono andata avanti, ho fatto la cena, ho fatto delle zucchine in padella così proprio veloci veloci, un po' di pollo e 3 gallette per me, lì ci va il pollo di Josef più tardi quando torna, queste per Aaron e quelle per Nora. E niente, poi loro adesso li taglierò anche un po' di pomodori. Io mangerò solo questo, molto easy, molto semplice, perché non avevo voglia di cucinare, quindi piuttosto che mangiare schifezze ho cucinato qualcosa di molto veloce e basta, questa sarà la cena. Fine. Non è che bisogna sempre fare cose complicate o chissà che cosa, ogni tanto anche cose così semplici si possono fare. E niente, adesso ceniamo, ci vediamo dopo che vi saluto. Allora ragazzi, eccomi qua, abbiamo mangiato, io sono ancora così da stamattina, se ci rendiamo conto, sto aspettando che torna Josef così ho da farmi una bella doccia, alla fine non ho fatto la tinta e non ho fatto il mio glow up che avevo promesso di fare, però lo farò domani perché martedì è il mio compleanno e non voglio assolutamente passare il mio compleanno così, anzi ho deciso che martedì non ho niente da fare, cioè nel senso non sono organizzata per fare qualcosa, però io mi sveglio la mattina e mi truccherò, mi vestirò, anche se sto a casa, devo essere bella, pronta, pulita e profumata, perché non si sa mai, si sa mai che qualcuno decide di portarmi da qualche parte. Vediamo. Comunque, vi aggiornerò. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!